Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nella seduta del 16 giugno il Consiglio regionale ha approvato due leggi, la prima sulla medicina non convenzionale. Mario Giaccone, Chiamparino per il Piemonte. Questa legge tutela il cittadino, tutela il medico e tira fuori tutte queste discipline che sono atti medici e che quindi hanno un'attività di cura effettiva sui cittadini alla ricerca del recupero dell'equilibrio e della salute. Mauro Campo, Movimento 5 Stelle. È un disegno a cui io ho votato favorevole, che ha visto posizioni diverse nel nostro gruppo. Ha alcune criticità nel fatto di riconoscere solo alcune delle medicine non convenzionali che sono già anche riconosciute a livello internazionale. Quindi un buon inizio, ma ancora del lavoro da fare. La seconda legge approvata, quella sul recupero per fini economici, sociali e ambientali di prodotti invenduti farmaceutici e alimentari. Angela Motta, correlatrice del provvedimento. Tre obiettivi fondamentali. Uno sociale per la lotta contro la povertà. L'altro obiettivo è quello di riduzione dei rifiuti. In terzo, di aumento di operatori per la raccolta e la ridistribuzione di questi beni. Nel pomeriggio l'Assemblea ha svolto una seduta straordinaria sui servizi residenziali psichiatrici, richiesta dalle minoranze. In chiusura ha approvato un documento che impegna la Giunta a sentire il parere della Commissione Sanità nell'attuazione della delibera di riordino del settore. Gianluca Vignale, Forza Italia. Nuova delibera sulla psichiatria pone un problema gravissimo, trasforma gruppi appartamento che oggi erogano cure da servizi sanitari in politiche sociali, e questo significherà che la spesa che supererà i 15 milioni di euro dovrà essere garantita o dalle famiglie o dai comuni. Presentato a Palazzo Lascaris il libro Non prendermi per il chilometro. La pubblicazione ricostruisce la truffa della manipolazione dei contachilometri nel mercato delle auto usate. Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale. Ho colto la palla al balzo per stimolare una modifica normativa e fare in modo che possa registrarsi il numero dei chilometri nel momento in cui viene fatta la revisione oppure nel momento in cui c'è la compravendita dell'auto. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, Palazzo Lascaris ha ospitato il convegno per una giornata europea di asilo, accoglienza e immigrazione. Quale agenda europea? Organizzato dalla Federazione regionale dell'AICRE con il Consiglio regionale. Porta la firma di Michele Ruggero, giornalista RAI, e di Mario Renosio il libro Pronto qui prima linea sugli anni di piombo, presentato a Palazzo Lascaris. L'evento è stato promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione. Il Torino Pride, il cui claim 2015 è Orgoglio e Pregiudizi, si svolge il 27 giugno. Il programma della manifestazione, in occasione della giornata mondiale dell'orgoglio LGBT, è stato presentato a Palazzo Lascaris. Ed è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.